è un fisico particellare che si è specializzato nelle onde gravitazionali, una cosa che detta così sembra quasi facile, perché se uno ha un bicchiere in mano gli cade, c'è la gravità, quindi è abbastanza facile, non è così. Le onde gravitazionali sono così sfuggenti che ancora oggi la loro conoscenza è estremamente ignota. C'è a Pisa, c'è da dire, dove il professore è responsabile di un esperimento Virgo, un'attrezzatura imponente che molti probabilmente non hanno forse neanche sentito nominare. Sono un tubo di 3 km che si incrocia con un altro tubo di 3 km in azoto liquido, temperature vicine allo zero assoluto. In mezzo, su questo angolo, c'è l'interferometro, che è un palazzo pieno di attrezzature enormi e complesse. Lì si cerca di capire come funzionano queste onde gravitazionali. Il professore è uno dei responsabili di questo esperimento. Inoltre, vado veloce, è anche presidente al laboratorio del Gran Sasso, di una scuola di dottorato dove accedono le migliori menti, diciamo, di tutto il mondo, di tutte le università di tutto il mondo. Ieri sera il professor Boncinelli ci ha fatto una conferenza in cui si è cercato di spiegare cos'è il tempo. Abbiamo faticato a capire che cos'è il tempo, e stasera il professore ci dice invece che il tempo non esiste, tra poco. E dalla sua voce sentirete una didattica estremamente semplice, accattivante anche per chi non ha grande esperienza in questo mondo difficile delle astroparticelle. Si parla di qualcosa che di dimensioni incredibilmente più piccole dell'atomo, qualcuno non è al dentro di queste cose. Io l'ho ascoltato gli anni passati, perché è anche, diciamo, no? Un professore che viene volentieri alla festa di scienza e filosofia, e in modo particolare da Darwin e Pontecorvo, l'ho ascoltato con grande interesse lo scorso anno, e poi molto sui neutrini. Beh, mi rimane che dargli la parola. Il tempo non esiste. Grazie per la presentazione, e sono contento naturalmente di essere qui a Foligno a questa manifestazione. È sempre un piacere venire in questa veramente bella cittadina. E il tempo non esiste è un titolo impegnativo, perché sembra un'affermazione molto discutibile. Allora, tanto per dirvi quanto è discutibile, io ho messo qui 3 foto che mi riguardano, che qui non c'è la privacy. Questo sono io, credo a 6-7 anni, sulle spalle di mio padre. Questo sono io invece con Edoardo Amaldi, con cui mi sono laureato. Devo dire che queste due persone qui sono state le persone più importanti per motivi diversi, ovviamente. E questa è una foto mia piuttosto recente. Allora, come fai a dire che il tempo non esiste? Guarda qua, voglio dire, mi sembra che questa serie di fotografie che tutti quanti poi abbiamo, foto simili, che dimostrano che in realtà il tempo esiste come. Allora io volevo, diciamo così, arrivare al tempo non esiste alla fine di questo talk, e quindi fare una sorta di carrellata, di viaggio, diciamo così, per arrivarci piano piano, per non darvi subito, come dire, il nome dell'assassino, come si dice. Allora, il tempo. Ieri, per fortuna, Boncinelli ha fatto quella conferenza esaminando i vari aspetti. Penso che molti di voi ci fossero. Io non vorrei ripetere alcune delle cose che lui ha detto, e che in qualche modo chiunque parla del tempo non può non dire, a cominciare dalla famosa affermazione di Sant'Agostino: tutti sappiamo cos'è il tempo, ma se tu me lo chiedi, a quel punto non lo so più dire cos'è. E continuando con le espressioni che lui ha usato. Perciò io sono su questa parte piuttosto rapido, direi. Allora, il tempo, tutti quanti pensiamo di sapere cos'è.
il tempo, ma dove sta il tempo? Noi siamo nello spazio, ognuno occupa una sua posizione nello spazio. Possiamo andare avanti e indietro, dallo spazio stesso, su e giù, ci possiamo muovere come vogliamo e sappiamo dove siamo. Ma il tempo dove sta? In qualche modo è dappertutto. Il tempo è dappertutto, è qui, è lì, è nello spazio vuoto, è ai confini dell'universo. Il tempo è dappertutto, il tempo scorre. Se ci fermiamo a riflettere su questa espressione, troviamo che il tempo scorre, c'è questa metafora con il fiume che è sempre usata del tempo, il tempo passa, il tempo scorre, il tempo è un fiume, diceva Eraclito, e non ci si immerge mai due volte sullo stesso punto. Ma dove scorre questo tempo? Quali sono le sponde che invece non scorrono del tempo? Il tempo scorre da un'idea di qualcosa che si muove nello spazio. E allora, se noi cerchiamo di definire il tempo passa, il tempo scorre, non facciamo altro che riferirci allo spazio, per forza. Concepire il tempo senza lo spazio è impossibile. È un fatto naturale. Ora, per Kant, spazio e tempo sono degli a priori nella nostra testa, ma per un fisico spazio e tempo devono essere delle grandezze che uno è in grado di misurare. Questo proprio me lo insegnò Edoardo Amaldi nella prima lezione del corso di Fisica 1. Fanno parte della fisica solo quelle grandezze che si possono misurare. E quindi per ogni grandezza fisica io devo concepire un processo di misura. Quella solo mi dice, quella grandezza fisica, che cos'è veramente. Per esempio la bontà non fa parte della fisica, perché vai a misurare la bontà, ci sono vari parametri. Così non fa parte della fisica la cattiveria, l'amore, tante altre cose, tante altre parole che usiamo comunemente. Però ci sono delle parole che invece nella fisica vogliono dire qualcosa di ben preciso e sono legate sempre al fatto di dimmi come le misuri e capisco che cos'è quella grandezza fisica. Tra l'altro, da questo punto di vista, la fisica è molto onesta, perché dicendomi come la misuri, la posso misurare anch'io così e devo trovare il tuo stesso risultato. Ecco, diciamo così, la democrazia vera che c'è nella fisica, c'è la riconoscibilità, l'accettazione di un risultato comune. E allora c'è il problema di come si misura il tempo. E il tempo non si può che misurare con lo spazio. Se non ci fossero nella natura dei fenomeni periodici, per noi sarebbe impossibile misurare il tempo, cioè ognuno avrebbe una percezione sua del tempo, psicologica. Ma se non ci fossero i fenomeni periodici cosa vogliono dire? La rotazione della Terra che fa giorno-notte, e c'è un periodo di 24 ore. La rotazione della Terra intorno al Sole, che a causa del fatto che l'asse, tra l'altro, è girato rispetto all'orbita, fa le stagioni, e misuriamo il tempo in anni. In anni, in giorni, in ore, in minuti, in secondi, eccetera, eccetera. Sempre una frazione di questo moto periodico. Oppure prendiamo un pendolo, lo facciamo pendolare e misuriamo 1, 2, 3. Oppure, come diceva Galileo, prendiamo il polso e, pensando di essere in uno stato, diciamo, non particolarmente variabile di emozione e di tranquillità, ma pensando di essere tranquilli, misuriamo il tempo, possiamo misurare con il polso, per esempio. Ma se non ci fossero i fenomeni periodici, noi la misura del tempo non la sapremmo fare, non la potremmo fare. Tra l'altro è interessante che per il tempo si è scelta delle unità un po' particolari rispetto allo spazio, no? Cioè il tempo si misura in ore, 24 ore fanno un giorno, 60 minuti fanno un'ora e 60 secondi. Tra l'altro l'origine, lo dico, prendo una parentesi, ma è una cosa che, come dire, è interessante sapere. Voi sapete che noi utilizziamo la scala di 10 per le distanze, per esempio, perché abbiamo 10 dita.
se avessimo 8 dita useremmo, non saremmo una scala decimale ma una scala ottale, la mettiamo a nostra misura lo spazio, no? La scala temporale ha a che fare con i multipli di 12 perché abbiamo i polpastrelli, e allora dicono gli antropologi, e mi è piaciuta questa cosa, non so se è unanime l'opinione, che per contare le greggi si fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A quel punto questa è una dozzina. Dopodiché si ricomincia, si riesce a contare 5 dozzine, cioè 60 capi di bestiame, senza dover avere a che fare con lo scrivere qualcosa. Su questa molteplicità del 12 e del 60 si basano le scale del tempo. È buffo saperlo, ma più che importante questo, è importante riflettere, allora chiudiamo la parentesi su perché sono 60 secondi, 60 minuti e 24 ore, e invece contiamo sul fatto che noi immaginiamo che il tempo scorra, che scorra uniformemente, che non si possa fermare, e sul fatto quindi che anche se ci attacchiamo alle lancette dell'orologio, il tempo passa comunque. Ma questo fatto di passa comunque, e quindi dal fatto che utilizziamo sempre metafore spaziali, è stato scritto molto bene da Lucrezio nel De Rerum Natura: non si può dire che alcuno avverte il tempo separato dal movimento delle cose. Questo è un punto cruciale. Non possiamo parlare del tempo se non possiamo parlare del movimento delle cose, e solo l'esistenza di movimenti periodici ci permettono di misurarlo, di contarlo. Tra l'altro questa sapienza di Lucrezio nel De Rerum Natura è dovuta al fatto che è l'unica testimonianza della filosofia democratea che noi abbiamo. Noi siamo tutti un po' aristotelici, come lo diceva ieri anche Cacciari, parlando del Dante, dell'Ulisse dantesco. Siamo tutti un po' aristotelici perché gli scritti di Aristotele si sono salvati in grande quantità. Gli scritti di Democrito non si sono salvati in grande quantità, anzi non sono salvati per niente. L'unica testimonianza che abbiamo della filosofia democratea è quella che ci riporta Lucrezio e pochissimi altri frammenti nel De Rerum Natura, che è una testimonianza di quel pensiero. Quel pensiero è molto più moderno di quanto non troviamo, perché discretizza lo spazio, ci dice che la materia è fatta di atomi indivisibili, e portato a un livello superiore, che a cui arriveremo alla fine, diciamo, ci fa meravigliare della modernità di quel punto di vista. Ma non andiamo per ordine. È impossibile avvertire il tempo separato dal movimento. Galileo, qui in una tela del Settecento, guarda questa lampada appesa che oscilla. Non è altro che un pendolo. Ora qualcuno dice che è il lampadario del battistero di Pisa, qualcun altro appunto come questo pittore lo vede ammirare questa cosa. Lui si accorse che il periodo del pendolo non dipendeva dall'ampiezza dell'oscillazione, cioè se oscilla poco ci mette per andare avanti e indietro lo stesso tempo che ci mette se uno l'oscillazione la aumenta, la fa andare, ci mette lo stesso tempo ad andare avanti e indietro, a fare un'oscillazione completa. Il tempo si chiama isocronismo del pendolo. È molto importante storicamente per permettere la misura del tempo, perché non ti devi preoccupare di quanta è l'ampiezza. Il tempo che ci impiega il periodo è sempre lo stesso. Tra l'altro è sempre lo stesso indipendentemente dalla massa che ci sta appesa sotto. E questo è un altro fatto straordinario. Il pendolo, sia che pesi 10 grammi, sia che pesi un chilo, il suo periodo non dipende dalla massa, dipende solo dalla lunghezza, qualsiasi sia la massa che ci appendete. Il pendolo ha un fascino particolare, sia nella misurazione del tempo, sia nel metterci in contatto con il resto dell'universo. In questa mia conferenza farò questi excursus, perché durante l'elaborazione dell'uomo e i sistemi che ha usato
per misurare il tempo, si incontrano degli strumenti straordinari su cui ci sono dei segreti profondi. Il fatto che una pietra che cade o una pietra che pendola contenga dei segreti della natura con il suo comportamento, questo è un portato, un'eredità di Galileo Galilei. Cioè, nella filosofia precedente non era la pietra era qualcosa di assolutamente non nobile. Cadeva a terra perché la sua natura era quella di ritrovare la terra, così come gli aeriformi andavano in aria perché ritrovavano la loro natura. Ma il fatto di cercare di capire i segreti della natura, cioè delle leggi divine, con oggetti come piani inclinati, pietre, sassi, questo lo dobbiamo a Galileo Galilei. E mi piace perciò far vedere questa immagine e far vedere il pendolo. Il pendolo ha una storia importante perché, avendo questa isocronia e non dipendendo il periodo dalla massa, è un oggetto che, definita la lunghezza, vi dice qual è il suo periodo e quindi è molto riproducibile ed è molto usato, infatti, per fare gli orologi. Ma tutti gli orologi hanno come base il pendolo. Anche questo orologio da polso ha come base il pendolo. Poi, con l'evoluzione, ci sono le oscillazioni elettriche che hanno sostituito l'oscillazione meccanica, ma il principio è sempre quello. Il pendolo c'ha anche quest'altra capacità, che se voi lo mettete in oscillazione, lui conserva il piano d'oscillazione. Se la Terra ruota, lui conserva il suo piano d'oscillazione. Quindi voi, che siete insieme alla Terra che ruota, lo vedete ruotare, questo piano d'oscillazione, il famoso pendolo di Foucault. Se voi siete al Polo Nord e mettete un pendolo in azione, un pendolo che non abbia molto attrito, in modo tale che continua a pendolare per molto tempo, voi vedrete che quel piano del pendolo fa tutto un giro. Ma in realtà non è lui che gira, è la Terra sotto che gira. Lui rimane costante. E questo è molto profondo. Cioè il piano di oscillazione del pendolo rimane fisso. Ma rispetto a che cosa rimane fisso? Rimane fisso rispetto al resto dell'universo, rispetto alle stelle fisse. Cioè un oggetto come questo, così inanimato, si rende conto che è in un posto dove le cose girano, ma lui no, lui non deve girare, perché lui è in comunicazione, diciamo così, con qualcosa di assoluto, che è lo spazio delle stelle fisse. Cioè, il pendolo è un oggetto che ha un suo fascino, perché ci fa capire, se noi stessi in una stanza chiusa, non sappiamo dove sono, non so dove siamo, lui ci dice che stiamo su una palla che ruota rispetto alle stelle fisse. Il pendolo è un esempio di misura del tempo, ne possiamo immaginare altri. Appunto, Galileo, per vedere il sincronismo del pendolo, faceva il paragone con i battiti del suo polso. Evidentemente un polso costante, una persona, come dire, che non aveva emozioni subitanee, o perlomeno mentre faceva l'esperimento non le aveva, per cui metteva in relazione il periodo di quel pendolo, quando aveva oscillazioni grandi, quando aveva invece oscillazioni più piccole, e vedeva che il periodo era sempre lo stesso, stava usando come orologio di riferimento il battito del suo polso, quindi un altro fenomeno periodico. Però sono tutti sistemi, se ci badate bene, con cui noi pensiamo di misurare il tempo, ma il tempo è sotteso a tutto questo e non è facilmente misurabile. Noi sappiamo solo che un orologio va d'accordo con un altro, ma che quelli o che quell'orologio misuri il tempo è qualcosa che ci fa essere un po' presuntuosi. È chiaro che darà un'approssimazione del tempo che scorre, del tempo che passa, però il sistema con cui noi misuriamo il tempo, in realtà, è un sistema che inevitabilmente ha a che fare con oggetti che hanno un loro periodo e che noi speriamo che quel periodo non cambi per avere una misura precisa. Di fatto, quindi, questo tempo che è dappertutto, che in qualche modo trascorre dappertutto e che non può non essere legato al movimento, se non c'è movimento è impossibile,
misurare il tempo. Se noi fossimo tutti improvvisamente qui col tempo che si fermasse, quando mai fosse possibile, si fermerebbe qualsiasi molecola nel nostro cervello, tutto si arresterebbe, nulla avrebbe più senso, la realtà non esisterebbe più. Quindi il tempo ha senso solo perché c'è il movimento, e il movimento non può che essere nello spazio, dove ti muovi se no. Quindi la verità è che tempo e spazio sono interconnessi così strettamente da essere praticamente inseparabili. Non possiamo pensare a uno spazio con un tempo fermo, perché non esisterebbe quello spazio, nessuna cosa avrebbe senso. Non possiamo pensare a un tempo senza lo spazio, perché dov'è quel tempo? Di quale spazio si sta misurando il tempo? Di quale movimento c'è in quello spazio? Se non c'è lo spazio, non c'è neanche lui. Allora, questa interconnessione tra spazio e tempo è quella cosa che ha fatto sempre considerare il tempo una cosa speciale. La visione di Einstein, che è un po' la visione che tutti abbiamo in fondo, è quella che il tempo abbia un adesso e ora, che è una specie di fotografia, la quale però scorre. Quindi abbiamo un passato, un futuro e un presente che si muove continuamente. Il presente, qualcuno dice, non esiste, perché nel momento in cui lo definiscono è già passato, no? Ma comunque, diciamo, il senso comune è che noi viviamo un presente che continuamente si sta rinnovando, continuamente è presente. Sappiamo bene che esiste un passato, ognuno di noi ha un passato, io ce l'ho, ho fatto vedere le foto, ce l'abbiamo tutti quanti, sappiamo cos'è il passato, è il tempo trascorso. Ma trascorso dove? Trascorso nello spazio, uno dice. Di nuovo, spazio e tempo strettamente interconnessi. Allora, se spazio e tempo sono strettamente interconnessi, la quantità di cui si deve parlare è lo spazio-tempo. C'è poco da fare. Cioè, il fatto che lo spazio lo misuriamo con il metro e il tempo con l'orologio ci dà l'illusione che queste due grandezze siano diverse. Ma in realtà, dal punto di vista della natura, queste tre grandezze non sono diverse, sono inestricabilmente connesse. Questa è una visione della nascita dell'universo dal famoso Big Bang, che viene sempre citato. C'è una fase di espansione accelerata che si chiama inflazione, che tutti quanti abbiamo un po' sentito, anche perché ultimamente è tornata alle cronache. È una fase in cui lo spazio si è espanso in maniera vertiginosa, esponenziale, dopodiché si è continuato a espandere, ma più lentamente. L'espansione, come tutte le cose che si espandono, si raffredda, no? Questo raffreddamento di questa diciamo, zuppa primordiale di particelle elementari è diventata abbastanza bassa la temperatura da rallentare gli elettroni, farli catturare dai protoni, formare gli atomi. Gli atomi sono oggetti neutri, quindi da quel momento in poi la luce, cioè la radiazione elettromagnetica, può propagarsi. La radiazione elettromagnetica viene arrestata, viene diffusa, viene attenuata dalle cariche elettriche libere, ma quando le cariche elettriche si formano atomi, cioè oggetti neutri, la luce a questo punto può propagarsi. Questo istante in cui si sono formati gli atomi, questo è 380.000 anni dopo il Big Bang. Da questo momento in poi la luce si è propagata e l'universo si è espanso e raffreddato ulteriormente, ha formato galassie, stelle, eccetera, eccetera, e su un certo pianeta di una certa galassia è nata la vita, fino a diventare vita cosciente o vita intelligente, come si dice. Se noi quindi guardiamo indietro, vuol dire guardiamo lontano, stiamo guardando non solo lontano nello spazio, ma stiamo guardando anche lontano nel tempo. È inevitabile parlare di spazio-tempo anziché di spazio da solo o tempo da solo. Non hanno senso i due da soli. Ha senso lo spazio-tempo di per sé. E ne è una riprova il fatto che, appunto, guardando lontano guardiamo indietro nel tempo. Perché guardiamo indietro nel tempo? Perché la luce che vediamo ci ha messo del tempo a arrivare fino a noi. Noi vediamo l'immagine che è arrivata fino a noi. Quella ha messo un certo tempo per arrivare, alla veloce della luce ha viaggiato, e noi vediamo oggetti lontani e li definiamo lontani
un miliardo di anni luce, per esempio, vuol dire che la luce ci ha messo un miliardo di anni per arrivare fino a noi. Noi la vediamo adesso, ma quella luce è stata emessa un miliardo di anni fa, guardando ancora più lontano, 10 miliardi, 13 miliardi di anni. Quando è che ci fermiamo indietro nel tempo? Ci fermiamo su questa superficie, questa quando l'universo aveva 380.000 anni. Ci fermiamo qui perché più in là non possiamo vedere, perché più in là l'universo era fatto da quella zuppa di particelle elementari velocissime, cariche, in cui la luce, cioè i campi elettrici e magnetici, non potevano propagarsi. Quindi una sorta di sipario. Se noi andiamo dentro il tempo, vediamo una specie di sipario. Dietro di quello la luce non si propagava e quindi non abbiamo informazioni da quello che c'è dietro. Questo sipario è la cosiddetta superficie del fondo a microonde. Stiamo qui ripercorrendo la storia dell'universo, ma è la storia dello spazio-tempo dell'universo. E in questo sipario è quello che si guarda e è quello da cui ogni tanto ci arriva una notizia, no? E cioè le caratteristiche di questo sipario quali sono? Sono che ci mostrano una densità di energia piuttosto uniforme. I fisici la chiamano proprio temperatura. La temperatura di questa superficie, chiamata la superficie dell'ultimo scattering. La scattering è la diffusione, quindi è la superficie ultima da cui possiamo avere informazioni con la luce. Prima di quella, come dicevo, è tutto opaco. Allora, da quella superficie abbiamo le informazioni sulle varie zone dell'universo, anche molto lontane fra di loro, come stavano, e vediamo che c'è una certa uniformità. Studiamo questa uniformità, vediamo che l'uniformità arriva fino a un certo punto, ci sono delle disuniformità. Queste disuniformità sono delle fluttuazioni, qui e lì, che poi genereranno le galassie, gli ammassi di galassie. E da questa superficie, con l'ultimo risultato di cui avrete sentito parlare, è stato visto anche che la polarizzazione, e cioè il fatto che questi fotoni che hanno uno spin, quindi possono orientarsi, ci danno un'informazione su quello che è avvenuto prima. Cioè questa superficie porta un po' l'informazione di quello che è avvenuto prima, se lo ricorda la luce, diciamo, quello che vediamo lì. Qualcosa, quindi qualche ombra la stiamo vedendo di quello che è successo prima. E noi siamo oggi qua. Questa è la storia del nostro spazio-tempo. Quindi, come dire, la ripercorriamo. Il nostro spazio-tempo, come è fatto? Allora, la visione precedente da Einstein, la visione di Newton, di Galilei e di tutti quelli precedenti, era che lo spazio fosse uno spazio assoluto. Quindi rispetto a quello spazio tu o ti muovevi oppure eri fermo. E il tempo è pure una grandezza assoluta. Il tempo scorre con la stessa velocità per chiunque, dovunque si trovi. Questa era l'immagine, un orologio cosmico gigantesco che va avanti imperturbabile. Questa era l'immagine precedente, diciamo, l'immagine che aveva anche Newton. Questa immagine si modifica sensibilmente con Einstein, perché si vede che, poiché la velocità della luce non si può superare, è il limite, la velocità limite delle interazioni fondamentali, questa velocità della luce che non si può superare, che tutti vedono con lo stesso valore, voi sapete che c'è questa cosa straordinaria, che se voi andate a 100 km all'ora e incontrate una macchina che va a 100 km all'ora, è come se voi foste fermi e quell'altra andasse a 200 km all'ora, si fa la somma. Cosicché se voi state a 100 km all'ora e superate una macchina che sta a 90 km all'ora, la superate piano piano, perché relativamente tra le due macchine c'è una velocità di 10 km all'ora. Questo, finché ci sono velocità basse, funziona così, si sommano. Ma quanto c'è di mezzo la velocità della luce, questo non funziona più. La luce va sempre alla stessa velocità nel vuoto, 300.000 km al secondo. Dice, ma se io mi metto ad andare molto veloce, la luce mi supererà con la differenza fra la sua velocità e la mia? No, va a C. Ma se io vado incontro al raggio di luce, la vedo con velocità maggiore? No, va a C. Sempre lo stesso valore.
La rivoluzione di Einstein è di prendere questo dato sperimentale dimostrato da Michelson e Morley con vari esperimenti e non di dire qua c'è qualcosa che non va, c'è l'etere, chissà come funziona, no, di dire beh, è così. Allora c'è questa velocità di propagazione che per tutti è la stessa. Benissimo, ma se è così, allora il tempo vuol dire che non trascorre più allo stesso modo per tutti. In particolare, qui lo si dimostra, due eventi che per un osservatore sono simultanei, per un altro osservatore avvengono prima uno e poi l'altro. E questo è facile individuarlo, questo è un vagone di un treno che sta muovendosi in questa direzione. Qui c'è una sorgente di luce, voi immaginate che potrei essere io che ho due laserini, così, uno al lato e uno all'altro, li sparo contro uno specchio, quando il laser incontra lo specchio fa un lampo di luce, fa qualcosa, no? O c'è un osservatore che me lo dice. Allora è chiaro che poiché io sono un osservatore in moto rettilineo uniforme e quindi sono in un sistema, come si dice, inerziale, non devo neanche accorgermi che mi sto muovendo veloce, non devo accorgermi, cioè tutte le osservazioni che faccio, cioè disse che già Galileo, non mi devono indicare che io mi sto muovendo. In qualsiasi sistema di riferimento che si muova di modo uniforme rispetto all'altro, i fenomeni devono essere descritti allo stesso modo. Per cui se io lancio due lampi di luce, contemporaneamente questi lampi di luce arrivano all'estremità. Il fatto di non accorgersi che si va veloce lo possiamo vedere anche in macchina. Se noi mentre siamo in macchina, andando a 100 km/h facciamo così, la moneta ci ricade addosso, non è che la moneta se ne va perché la macchina nel frattempo si muove. E Galileo dimostra questo con bellissimi esperimenti e bellissime descrizioni sulla stiva di una nave in un mare calmo. Lui faceva esperimenti con un vaso che gocciolava su un altro perfettamente dritto, i pesci in una vasca che si muovevano come se fossero fermi, e il fumo che saliva su in verticale come se fosse tutto esattamente come se fosse in quiete. Cioè Galileo dimostrò, e questo è il contenuto della relatività galileiana, che un sistema di riferimento inquiete e un altro rispetto a quello di modulo rettilineo uniforme devono valere le stesse leggi della fisica. E noi non ci dobbiamo accorgere neanche che ci stiamo muovendo. È esperienza di tutti, stare su un treno, no? Vedere a un certo punto che parte l'altro e pensare che partiamo noi. È un fatto anche che si percepisce questo. Quindi sicuramente questo osservatore che è nel treno non deve sapere che sta viaggiando, tutti i fenomeni che deve fare, così come l'ego, non devono indicare che sta muovendosi con una qualche velocità. Quindi i due lampi di luce arrivano allo stesso momento, sono simultanei sui due lati del vagone. Questo osservatore invece sta alla stazione, mentre il treno passa. Non è quindi in moto rispetto al treno, lui è fermo rispetto al treno. Allora, se il treno ci avesse, per esempio, una parete di cristallo e lui vede quello che succede, che cosa vedrebbe? Ma questo spara in questa direzione la luce, questa la spara nell'altra, ma la luce va alla stessa velocità, perché la luce va alla stessa velocità anche per lui. Non è che questa luce va più veloce e questa va più lenta, va sempre a C, e quindi poiché questa parete si muove verso il raggio di luce mentre questa si allontana, questo osservatore vedrebbe che prima arriva qui il raggio di luce, poi arriva quest'altro dall'altra parte. È una conseguenza del fatto che la velocità della luce deve essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento, per qualsiasi osservatore. Simultanei due eventi per lui, non simultanei per quest'altro. Il tempo per Einstein quindi non è più misurato allo stesso modo per tutti. Il tempo dipende dagli osservatori relativi. E questa è la formula che vi dice quanto il tempo dell'uno differisce dal tempo dell'altro. Come vedete, se la velocità è molto bassa, questa è l'unica formula che faccio vedere, se la velocità è molto bassa, questo qui è 0, t diviso da dice di 1 è 1, quindi t' primo è uguale a t. Si torna al caso newtoniano, galileiano, il tempo è lo stesso per tutti gli osservatori. Ma se invece il tempo misurato da t' primo è un tempo misurato da qualcuno che va a una velocità v, e questa v non è piccolissima rispetto a c, allora c'è questo termine per cui dovete dividere t. Ed ecco questo che dà la differenza della dilatazione temporale del tempo visto l'uno rispetto all'altro.
come vedete dovete muovervi, questa è la frazione rispetto alla velocità della luce, di uno rispetto all'altro. È solo quando andate molto vicini alla velocità della luce che si vede una differenza grossa. Se vi muovete a velocità basse, la differenza non c'è, e il tempo è lo stesso per tutti. Quindi se ci si muove, il tempo cambia, scorre in un modo diverso, i ticchettii non sono più gli stessi. Questa è la base del paradosso dei gemelli, famoso. Uno osservatore sta fermo, due gemelli, quindi per definizione nati allo stesso momento, uno fermo sulla Terra, l'altro piglia parte e si va a fare un giro velocissimo. Quando ritorna, quello che ha fatto il giro velocissimo è molto più giovane di quell'altro, che invece è diventato un vecchietto. Ma questo paradosso si chiama paradosso, ma in realtà è esattamente quello che succede. Noi questo lo vediamo sperimentalmente. Esistono delle particelle, faccio un esempio del fatto che lo vediamo sperimentalmente, esistono delle particelle che decadono con una certa vita. Il pione decade in muoni, per esempio. Allora, il tempo di vita di questa particella e la velocità che ha gli farebbe percorrere nell'atmosfera un certo tratto. Non dovrebbero mai arrivare a terra. Invece arrivano a terra, perché il tempo per lui scorre in un altro modo. E quindi lui vive molto di più. E quindi lui arriva fino a giù. Cioè lo si vede proprio. È un fatto visibile. Il tempo non è lo stesso per tutti gli osservatori. Non è più vero che dovunque uno sta nell'universo, il tempo scorre allo stesso modo, con la stessa velocità. Il tempo, come farò vedere tra poco, dipende dal punto dello spazio e dalla velocità con cui ci si muove rispetto all'altro. È stata una conquista lenta, che si è avuta con Einstein, ma che è partita da Newton, il fatto che la gravitazione, la forza di gravità, non esistesse. Diciamo, prima il tempo non esiste, che ancora ce lo devi dimostrare, se fossi voi io direi questo, perché ancora non ci hai convinto, ma che mo non esiste la forza di gravità, ecco, la forza di gravità non esiste. Però, come vedete, la mela è cascata in testa a Newton, a quanto pare. Che cosa ha fatto Newton? Ha capito che esisteva una forza di attrazione. Questa forza di attrazione, lui vide una mela, diciamo, la leggenda che cascasse in testa è una fola, ma quello che è successo, penso veramente, è che lui ha visto da un albero cadere una mela e si è posto il problema. Quindi non solo io sono attaccato a terra e sento la forza di gravità, ma anche quell'oggetto che sta a 7-8 metri di altezza sente la forza di gravità. Cioè staccatosi dall'albero è caduto giù, non è rimasto appeso. Quindi la forza di gravità della terra si estende anche fino a lì. E ma fino a dove si estende la forza di gravità della terra? E guardando in verticale ha visto la luna. La luna sta là, sta nel cielo, ci gira intorno. E questo è stato il suo dubbio. Cioè, ma forse la Luna è attratta dalla Terra, cioè sta cadendo sulla Terra. Allora perché non ci cade addosso? È importante introdurre questo punto, perché mentre prima vi ho detto che il tempo e lo spazio sono interconnessi così strettamente che bisogna parlare di spazio-tempo, adesso vi introduco il fatto che la gravità non esiste e che la gravità è fatta di spazio-tempo. Per introdurre questo concetto, ci metto poco, ma fatemi fare questo esempio banale. Io sono sulla superficie della Terra, io so che se vado abbastanza in là la Terra curva, perché è rotonda. Quindi se io butto un sasso, quello cascherà lì. Se lo butto più veloce, casca ancora più lontano. Ma se lo butto ancora più veloce, quello cade, ma siccome la Terra è curva, comincia a cadere continuamente senza incontrarla. Questo esempio del fatto che questo sasso, quindi lanciato abbastanza rapidamente, veloce, andrebbe in orbita intorno alla Terra, che cosa fa il sasso? Non fa altro che cadere, ma la Terra è finita perché c'è una sua dimensione. Quello tenta di cadere continuamente, ma non lo incontra più e cadrà per sempre, senza incontrarla, perché ha avuto una velocità trasversale. Questa è la Luna. La Luna cade sulla Terra, senza incontrarla, per fortuna.
ma è quindi attratta da questo fatto di capire che la stessa forza che ci tiene a noi con i piedi per terra è la stessa che tiene la Luna attaccata alla Terra e poi la stessa che fa in modo che la Terra giri intorno al Sole. Questa è stata la grossa rivoluzione newtoniana, cioè fenomeni terrestri, la pietra che casca, fenomeni celesti, i pianeti erranti intorno a noi, tutti hanno la stessa giustificazione, lo stesso motivo, la forza di gravità, una conquista intellettuale eccezionale, una sintesi meravigliosa tra fenomeni terrestri e fenomeni celesti, una spiegazione del perché tutti quanti tra l'altro girano intorno al Sole, perché il Sole è la massa più grossa di tutte, di gran lunga, e quindi gli altri pianeti sono poco sensibili all'altro pianeta stesso, ma tutti sono sensibili al Sole, tutti gli girano intorno a causa di questo fatto. E quindi per Newton spazio, tempo e gravità sono tre cose diverse. Arriva Einstein e prima ci dice che spazio-tempo sono la stessa cosa, ma ci potevamo arrivare anche con un ragionamento filosofico al fatto che spazio-tempo fossero non la stessa cosa, che fossero interconnessi, diciamo così. Ma poi introduce il fatto che la forza di gravità non esiste, che in realtà la forza di gravità è fatta di spazio-tempo. L'esempio è molto semplice. Immaginiamo che ci siano due omini che pensano di stare su una superficie completamente piatta. Loro pensano di vivere su un piano. Sono bidimensionali. Facciamo questa astrazione per un attimo. Questi due omini dicono, vabbè, facciamo così, tutti mettiti, io metto qua, di spalle, così, dritte, andiamo ognuno dritti al naso in direzione perpendicolare a quella che ci unisce. Dopo un po', misurando la loro distanza, pensano che troveranno lo stesso valore, perché sono su un mondo piatto, vanno in direzione perpendicolare rispetto all'altro, con la stessa velocità, misureranno la stessa distanza, sono su due rette parallele le loro traiettorie. E invece, mettiamo che invece no, che misurano che si stanno avvicinando. Ah, dicono, vabbè, ci sono sbagliate, rifacciamo la misura. La rifanno, non c'è niente da fare. Si avvicinano, che non si capisce. E allora che conclusione fanno? Cioè, senti, allora vabbè, quando andiamo in quella direzione c'è una forza che ci attira. Che dobbiamo fare per pensare? La spiegazione può essere un'altra, invece. Non c'è una forza che li attira. Magari stanno in un mondo curvo e non piatto. Se uno pensa che il mondo in cui stanno non è piano, allora partendo dall'equatore e andando perpendicolare rispetto alla direzione che li unisce, naturalmente si avvicinano, ma non perché c'è una forza che li attira, semplicemente come conseguenza della geometria del mondo in cui vivono. Allora, qual è il salto concettuale di Einstein? Se noi pensiamo di vivere in un mondo tre dimensioni spaziali, tutto il mondo è fatto con tre dimensioni spaziali piatte, diciamo così, più il tempo che scorre da una parte, abbiamo bisogno della forza di gravità per capire perché gli oggetti si attirano. Dobbiamo introdurre un ingrediente apposito: la forza di gravità proporzionale al prodotto delle masse inverso diviso il quadrato della distanza. Se invece introduciamo un universo curvo a causa della presenza della materia che incurva lo spazio-tempo, a quel punto le traiettorie conseguenti non sono altro che di oggetti liberi che si muovono semplicemente, appunto, in uno spazio-tempo deformato dalla presenza della materia. Quindi, mentre prima c'era spazio-tempo, gravità, con Einstein c'è spazio-tempo curvo. Lo spazio-tempo curvo spiega tutto. Lo spazio-tempo curvo poi è stata una cosa che si è verificata che anche la luce addirittura sente questa curvatura imposta dalla presenza delle masse della materia. Questa curvatura spiega tutto, anche il fatto che gli oggetti cascano a terra è una conseguenza della curvatura della Terra. Spiega il fatto che intorno al Sole girano le cose, che ci sono le comete, diciamo, non c'è bisogno di introdurre una forza se si pensa che la materia è in curvo lo spazio, dopodiché finisce lì. È lo spazio curvo che determina le traiettorie.
Ora, questa potrebbe sembrare un modo alternativo di vederla rispetto a Newton, perché in fondo entrambe queste teorie descrivono i fenomeni, uno con una forza in uno spazio-tempo piatto, l'altro ti dice semplicemente che lo spazio-tempo è curvato dalla presenza di materia. Sembrano due modi equivalenti, però non lo sono, perché invece quella teoria di Einstein prevede tutta una serie di fenomeni che quella di Newton invece non prevedeva, che si sono poi visti, tra cui anche la deflessione dei raggi luminosi. Quindi la verità è questa, che noi viviamo in uno spazio-tempo curvo. Allora, non solo spazio e tempo sono interconnessi, ma spazio e tempo sono interconnessi in modo tale che questa rete spazio-temporale sia una rete che non è una rete perfettamente piana, ma è una rete che ha le sue curvature. E dove ci sono le curvature, lo spazio o il tempo sono deformati. Che vuol dire che lo spazio e il tempo sono deformati? Vuol dire, per esempio, che certe lunghezze sono sentite diversamente a seconda del punto del campo gravitazionale in cui uno si trova, perché le curvature cambiano. Quindi cambia non solo le lunghezze degli oggetti, ma cambia anche il ticchettio degli orologi. Cioè lo stesso orologio portato a distanze diverse cambia di velocità. L'orologio che sta più vicino a gravità forte va più lento. L'orologio che sta più lontano va più veloce. È così. Per cui, anche vivendo a livello del mare un'alta montagna, nel corso di una vita, si possono acquistare qualche secondo di vita in più. Può sembrare paradossale, ma è proprio così. Questo si è dimostrato con le particelle, con gli orologi atomici. Cioè lo spazio e il tempo sono flessibili e l'energia che li flette. E quindi questa è la visione. È la visione moderna, la visione confermata da tutta una serie di prove sperimentali. Quindi dire il tempo come se fosse possibile strappare il tempo dal suo contesto naturale, che è quello dello spazio-tempo curvo, è una qualcosa che noi possiamo fare perché siamo esseri macroscopici, viviamo in un mondo piatto ma poco piatto, curvo ma poco curvo in fondo. Siamo macroscopici, vuol dire non siamo delle particelle elementari, quindi non avvertiamo bisogno noi di capire che in realtà il tempo di per sé non esiste, esiste lo spazio-tempo curvo, la natura è fatta in quel modo. Quindi è una nostra utilità quella di considerare il tempo di per sé, è una nostra comodità, ce lo possiamo permettere, diciamo così. Ma se fossimo delle particelle elementari, non ce lo potremmo permettere più, perché vedete, quello che vi ho descritto adesso io è nient'altro che la relatività generale di Einstein, il fatto che la materia curva lo spazio-tempo, lo spazio-tempo curvo dice agli oggetti come muoversi, dice agli orologi con che frequenza etichettare, e quindi questa è la realtà che si è evidenziata con tutta una serie di esperimenti. Questa idea generale però non si incontra con l'altra teoria del Novecento che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, che è la meccanica quantistica. Se noi abbiamo telefonini, computer, tutta una serie di cose, lo dobbiamo al fatto che la meccanica quantistica funziona. E che cosa ci dice la meccanica quantistica? Ci dice che non è possibile avere il continuo. Le energie non sono continue, le particelle non sono continue. I valori di energia che possono assumere, che in realtà l'universo è quantizzato in pacchetti discreti. Le onde elettromagnetiche non sono un flusso continuo di energia, ma in realtà sono un numero molto grande di fotoni. Noi lo vediamo come onde continue, possiamo vederlo perché sono tanti e ci possiamo permettere di non capire che sono discrete, ma in realtà andandole a vedere nella loro intima natura, quelli non sono altro che pacchetti discreti di energia chiamati fotoni. E così la meccanica quantistica vede tutto. Tutto, anche questo volume, è un volume di una stanza. Il volume non può assumere i valori che vuole, lo sapete? Il volume può di qualsiasi oggetto, può assumere solo dimensioni discrete. L'unità di questa cosa discreta è la lunghezza di Planck, cosiddetta.
Cioè non è possibile concepire lunghezze più piccole della lunghezza di Planck. L'universo, nella sua struttura più intima, più microscopica, è fatto da un piccolo puzzle, di natura discreta. C'è un limite alla lunghezza più piccola che si può concepire. Non è possibile concepire una lunghezza, avere una lunghezza più piccola di questa. È la meccanica quantistica che ce lo dice. Potrei su questo spingermi più in là, ma casomai lo lasciamo a delle domande. Allora, questo spazio-tempo che abbiamo descritto, che cos'è secondo l'idea generale? Una cosa continua, una cosa, no? Questa rete formata da, come un tappeto elastico nell'universo con avvallamenti dove ci sono le masse, sembra una struttura continua, ma in realtà non lo è. Noi la vediamo continuo, così come vediamo il mare visto da un aereo, lo vediamo una tavola, ma se ci avviciniamo vediamo le onde e le increspature. Ecco, se potessimo avvicinarci abbastanza alla struttura intima dello spazio, ma dello spazio vuoto, che in realtà non è vuoto, è un pullulare di energia, di particelle che appaiono e scompaiono, compatibili con il principio di indeterminazione della meccanica quantistica. Questa struttura spazio-temporale, quindi, non è una cosa continua, ma vista abbastanza da vicino, è come una superficie increspatissima, è continuamente cangiante. Bisogna andare certamente a distanze molto piccole. Come vedete, questo è 1,6 in 10 alla meno 35 metri. È una distanza insommortabilmente piccola. Però l'universo va visto quindi in questo modo. Va visto come una specie di schiuma. Se potessimo vedere, cosa che non possiamo vedere, lo spazio nella sua natura intima, lo vedremmo come una specie di reticolo disfatto di celle discrete. Ma celle di spazio-tempo discrete, attenzione, c'è una lunghezza minima, un tempo minimo, ma non è che questa struttura sta nello spazio e nel tempo, questa struttura è lo spazio e il tempo, è da lì che viene fuori lo spazio e il tempo. Quindi, per farvi a questo punto la fine della storia, le cose stanno così. Noi siamo abituati, questo qui svegliamo l'assassino, noi siamo abituati a considerare le funzioni come funzioni del tempo, la temperatura, funzione del tempo, la pressione, funzione del tempo, io ho un appuntamento a quest'ora, funziona benissimo, bene. Però c'è un altro punto di vista, quello in cui, quello se volete di Galilei, che misurava con il battito del polso, misurava il periodo di oscillazione di un pendolo. Cioè lui, quello che ci ha insegnato è che noi non misuriamo mai il tempo in sé, misuriamo delle variabili fisiche e le confrontiamo con altre variabili fisiche, cioè il polso con il movimento del candelabro, 1, 2, io posso mettere il numero che è il battito del polso in relazione al numero di oscillazioni del candelabro, faccio due misure relative, il tempo non c'entra più, c'entra 1, 2 del mio polso, 1, 2, 3 del candelabro. La variabile tempo scompare, la posso far scomparire. Anche se nel mondo macroscopico è bene che non scompaia, è talmente utile. Infatti, come dico qua, è utile immaginare che esista la variabile tempo. Il vero tempo, però, che soggiace a tutto questo, non lo possiamo misurare direttamente. Noi possiamo solo scandirlo con i nostri strumenti. Possiamo misurarlo e pensiamo di misurarlo più precisamente possibile. Va bene? Ma quello che facciamo noi è mettere sempre in connessione una relazione con un'altra. C'è un orologio in cui ci fidiamo, la radio dal segno d'orario, e noi mettiamo a punto l'orologio, ma la radio a sua volta chi gliel'ha dato il tempo? Un altro orologio, un orologio atomico, a quello lì chi gliel'ha dato il tempo? Un altro riferimento a sua volta. Cioè il tempo è qualcosa che andarlo a misurare direttamente Non è una cosa facile, si può dire che non si può fare. Si possiamo solo mettere in relazione qualcosa rispetto a lui, se vogliamo usare. Ora, nella gravità quantistica,
Questo ha la sua piena applicazione, cioè il fatto che noi alla fine, se B è il battito del polso, A è il suono, è il candelabro che si muove, noi possiamo solo mettere in relazione le grandezze fisiche una rispetto all'altra, ma del tempo non c'è più bisogno. Cioè quella realtà che abbiamo mostrato, quella della schiuma, quella della quantistica, non è più valida quello schema, e quindi l'idea che il tempo scorre da solo. Come dico qua, il mondo non è più descritto da equazioni di evoluzione del tempo, ma è da equazioni nelle variabili che osserviamo e nelle loro relazioni. Cioè le cose cambiano una in relazione all'altra, ma il tempo non c'è più. Il tempo non esiste. Non è vero che il tempo non esiste, voglio dire, il tempo per noi macroscopici che siamo, che viviamo in un universo tranquillo, dove le curvature non sono grandi, soprattutto dove le dimensioni sono molto grandi, noi non ci accorgiamo che l'universo, nella natura, nella sua struttura intima, è fatta in questo modo. Per noi il tempo è una cosa utile da considerare. Possiamo considerare utile che esista il tempo, e in effetti è la cosa più comoda che possiamo fare. Ma la natura in realtà, intimamente, del tempo fa a meno. Il tempo scaturisce naturalmente da questa schiuma quantistica, scaturisce così come scaturisce lo spazio da quella. Sono le relazioni fra di loro che cambiano, che si danno dei valori diversi, che generano il tempo, così come generano lo spazio. È chiaro che non posso, non potevo in un'ora di discorso, diciamo così, fare cose un po' più complicate, le quali poi, devo dire, sfuggono a tutti, anche ai grandi ricercatori, ai grandi filosofi, ai grandi scienziati. Cioè siamo tutti che ci interroghiamo sulle cose, se quello che ci sembra che abbiamo capito sia veramente qualcosa di più vicino alla vera natura delle cose di quanto erano quelle che ci hanno insegnato nei libri. Però c'è un ultimo aspetto che voglio toccare, che è quello del fatto che il tempo per noi esseri macroscopici, che quindi consideriamo che è utile, comodo avere questa variabile tempo e considerarla indipendentemente dallo spazio, che questo tempo qua c'ha una freccia. Cioè questo tempo non ci si può tornare indietro, mentre nello spazio posso andare avanti e indietro, su e giù, nel tempo io posso andare solo avanti. C'è solo una direzione del tempo. A che cosa è dovuto questo? Questo l'ha toccato ieri Poncinelli, io lo vorrei dire con parole un pochino diverse. E mi rifaccio, questa è l'ultima trasparenza, a questo grande Ludwig Boltzmann e a questa equazione che è scritta qua sopra. Oddio, ho mentito, ho detto che non c'erano altre equazioni, ma ce n'è una qua sopra che adesso vi racconto per terminare questa conferenza. Allora, perché il tempo c'ha un verso? Il tempo c'ha un verso perché non è fatto solamente di meccanica. Se noi vedessimo sparare un cannone, vediamo la palla che esce, la palla del cannone, fa una traiettoria e colpisce chissà chi. Allora fermiamoci un attimo prima che colpisca. Se rifacciamo il film all'indietro e quindi vediamo quella palla che con quella velocità torna indietro e si rimette nel cannone, è plausibile. Se quella palla avesse avuto quella velocità lì che noi vediamo, tornerebbe indietro. Se io faccio su e giù così e vedo una cosa che va su e che fa giù, la torno indietro, non posso dire qual è il verso del tempo. Cioè gli esperimenti, come si dice nei licei e anche nei primi università, con i punti materiali, no? Le forze, i punti materiali, la forza peso, la forza elastica, se voi mettete T meno T funziona tutto lo stesso. Il tempo non c'ha un verso lì. Dov'è che comincia ad avere un verso il tempo? Quando si ha di mezzo i fenomeni termici, cioè quando si ha a che fare con il fatto che l'energia non è più concentrata in qualcosa che è seguibile cinematicamente, direi, cioè punto per punto, ma diventa dispersa. L'esempio che faccio è ancora quello del pendolo, perché mi piace. Immaginate un pendolo che pendola così, però qui c'è una parete con un chiodo. Allora questo chiodo è messo in modo tale che se io il pendolo lo lascio andare,
Lui, pa, mi colpisce il chiodo. Va bene? Io per l'energia meccanica, lo dico per chi è fresco di studi, ho un'energia potenziale, perché lo metto a un certo livello rispetto al suo zero di energia potenziale, che è il minimo, lo lascio andare, l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica, l'energia si conserva, quello è in grado di piantare il chiodo, perché è in grado di fare un lavoro, quindi di mettere una forza con un certo spostamento. Da, pianta il chiodo, a che bello, ho utilizzato quell'energia per fare qualcosa. Adesso togliamo la parete con il chiodo e invece mettiamo il pendolo semplicemente nell'aria, con un gas interno a questa scatola. Lascio andare il pendolo, lui pendola, si smorza piano piano, la scatola è chiusa, lui si smorza piano piano perché è a contatto con l'aria, si smorza e poi si ferma. L'energia si è conservata. E dove è andata? Si è dispersa in tutta quella miriade di atomi che componevano, che compongono l'aria. Quell'energia che però è andata in quel modo, adesso chi la recupera più per piantare un chiodo? Cioè, non basta definire le leggi della meccanica e dire che il tempo quindi non c'ha una freccia. Non è vero. Ma non diventa non vero quando l'energia diventa dispersa in tantissime particelle e non diventa più recuperabile. Se io prendo una palla, la faccio cadere, questa cade sul tavolo. Fa rumore, scalda il tavolo, parte un'onda d'aria, l'energia si è conservata, ma mo chi ce la rimette sta palla qua sopra? Nessuno, l'energia si è dispersa, non è persa completamente, ma è andata in tante, si è dispersa in tanti piccoli rivoli, diciamo, in tante energie di tante cose piccole. Quello, questi, l'esistenza di questi fenomeni dice che il tempo c'ha una freccia. E quindi la grande trovata di Boltzmann è quella di dargli una misura a questa irreversibilità, a questo fatto che il tempo c'è una freccia. La misura si chiama entropia. E l'entropia dice semplicemente che in natura tendono ad accadere i fenomeni che succedono nel maggior numero di modi possibili. Tendono ad accadere naturalmente i fenomeni che si verificano nel maggior numero di modi possibili. E cioè, se io ho un gas con un setto che separa il gas, tolgo il setto e il gas si espande su tutto il volume. Una volta che si espande tutto il volume, non torna più indietro solo da una parte. Perché? Perché ci sono molti più modi per occupare tutto il volume che non occuparne uno solo. Quando ciò ha fatto Poncinelli ieri l'esempio di due atomi da una parte e zero dall'altra, poi io apro, la cosa più probabile è che vada uno da una parte o dall'altra. È possibile che trovi tutto di qua o tutto di là, ma la cosa più facile è uno e uno. Ma quando ce ne ho 10, il fatto che trovo 10 da una parte e 0 dall'altra quando ho aperto è praticamente diventa impossibile. Perché? Perché è molto, se voi contate il numero di modi in cui possono distribuirsi le 10 particelle, 2 di qua, 8 di là, 7 di qua, 3 di là, 5 di qua, 5 di là, questo numero è molto più grande, il numero di modi in cui si può verificare questo rispetto al numero di modi in cui tutte e 10 da una parte, è molto improbabile. Se voi mettete dei guanti a un neonato, no, guantini con tutte ditina, immaginate di metterli lì, quello dopo un po' se li toglie, riesce a toglierseli, li mette in bocca, se li toglie, se lo toglie. Ora provate invece a mettere un guanto a un neonato e aspettare che lui si riesca a mettere il guanto. Non se lo metterà mai il guanto, ma pure se volesse, non ci riesce, perché il numero di modi per mettersi sto guanto è molto più piccolo del numero di modi per toglierseli. Cioè, nel natura succedono naturalmente le cose che accadono nel maggior numero di modi possibile. Ed ecco perché il tempo c'è una freccia, ed ecco perché esistono i fenomeni termici, i fenomeni dissipativi cosiddetti. Una volta che il gas si è espanso su tutte e due le parti, non torna più indietro. Una volta che il fumo ha lasciato la sigaretta, non torna più nella sigaretta. Una volta che la palla è caduta per terra, non è che l'energia dispersa del tavolo si equalizza a un certo punto e tutti gli atomi ridanno un impulso a quella cosa per salire su. Il tempo c'ha una freccia. E la freccia è misurata dalle dissipazioni che sono misurate dall'entropia. L'entropia è una funzione che è il logaritmo di questo numero di modi. Succedono le cose in modo tale che l'entropia deve semplicemente aumentare sempre di più.
Le cose quindi hanno una freccia nel tempo, per questo, unicamente per questo motivo, ed è per questo che noi invecchiamo. Noi invecchiamo perché purtroppo i processi dissipativi riguardano anche noi, e la freccia del tempo riguarda anche noi, e riguarda tutti i fenomeni fisici. In questo modo, altrimenti, noi potremmo andare avanti e indietro, perché le equazioni della meccanica ci direbbero che questo funziona lo stesso. Allora, questo tempo esiste o non esiste? Infatti, questa era quella l'esempio del gas che volevo fare prima. Questo tempo esiste o non esiste? E il tempo possiamo continuare tranquilli a usare i nostri orologi, a metterli in sincronia con l'orologio del comune, non so se funziona bene qui l'orologio del comune, oppure col segnale radio televisivo, il telefonini, poi sono collegati col GPS, c'è una rete che ci dice il tempo con una certa precisione. Quella precisione va bene, va benissimo, siamo esseri macroscopici e quindi quella variabile è una cosa talmente comoda da usare che non si vede perché dovremmo farne a meno. Però dobbiamo essere consapevoli che stiamo guardando le cose molto da lontano, siamo molto grossi rispetto alla natura intima dello spazio e del tempo. Se la andiamo a guardare intimamente, se andiamo a capire come è fatta intimamente, è fatta da un insieme elementare è indivisibile a sua volta, da qui torna Democrito, che ce l'ha visto giusto non solo per la materia, che era fatta di atomi indivisibili, ma se avesse potuto vivere oggi avrebbe intuito anche questo, che persino lo spazio e il tempo hanno dei quanti che non sono ulteriormente divisibili, e che lo spazio e il tempo non sono occupati da qualcosa, ma sono generati da questa natura intima che ho detto. Non è facile parlare del tempo, non è facile, quindi, come dire, non è facile anche far trasmettere il fatto che gli stessi scienziati continuamente stanno indagando questa natura intima. Le due più approcci promettenti, uno si chiama teoria delle stringhe, l'avrete sentito nominare, l'altro è teoria dei loop, che è un'altra teoria, ma entrambe queste teorie, il tempo T, la variabile T che abbiamo noi, x di t, non c'è più. Ci sono solamente le relazioni tra le variabili che effettivamente possono essere misurate. Quelle generano lo spazio e quelle generano il cambiamento. Grazie dell'attenzione. Complimenti professore, ora diamo spazio a qualche domanda, se in modo particolare concisa, in modo che possa richiedere una risposta rapida. Io volevo chiedere al professore una cosa, mi è piaciuto molto quando lei ha detto che Stein a un certo punto, vedendo queste cose che sono strane, ha detto eppure è così, mi ha ricordato un po' Fermi quando cercava di rompere i nuclei e scoprono che in realtà per romperli bisognava dargli una forza più debole di quella che loro pensavano servisse. E lui dice, però le cose stanno così. Infatti, certo. Qualche domanda? Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda, tanto ringrazio per bellissima conferenza sul tempo. Volevo fare una domanda di altre teorie che spiegano l'esistenza del tempo o chi ha ammazzato il tempo. Julian Barbour, lei ci ha spiegato un po' che dipende dalla visione dello spazio-tempo dell'universo, mentre Julian Barbour dice che non dipende dallo spazio-tempo ma da un universo, lui lo chiama Platonia, cioè un universo in cui tutti gli istanti sono a sé stanti e non ci sono delle relazioni, per cui non dipende né dallo spazio né dal tempo. Devo sapere se lei è a conoscenza di questa teoria. Chiaro, quando si va su argomenti di frontiera che fanno parte della ricerca, ci possono essere, come dire, visioni di fondo, descrizioni direi diverse. Io non credo che siano veramente diverse. Non so se sarà un aneddoto molto, che a me è sempre piaciuto questo aneddoto,
perché spiega anche il conflitto tra relatività generale e meccanica quantistica. E due contendenti, due diciamo così in contesa su una certa questione, vanno dal rabbino, questa è una storia diciamo di tanto tempo fa, e gli presentano i loro casi. Uno gli dice: io ho ragione perché così così così, e il rabbino dice: sì, hai ragione. E l'altro dice: scusa, ma guarda che così così così, hai ragione anche tu. Allora la moglie, che sente questo discorso, dice: scusa, ma non possono avere ragione tutte e due. E il rabbino fa, dice: eppure tu hai ragione. Allora, quando si va a questi livelli, diciamo così, di descrizione e di visione, diciamo, secondo me si smette di essere scienziati e si diventa filosofi naturali, nel vero termine antico della questione. Per cui, attenendosi alle misure sperimentali che si fanno, diciamo, tutte queste cose che ho detto, Einstein, la curvatura spazio-temporale, queste sono cose assodate. La natura quantistica dello spazio-tempo, diciamo così, pure questa è un oggetto di indagine su cui c'è una, direi, una unanimità sul fatto che su quello che c'è poi e perché c'è poi, a questo punto, come dire, si può differire nella descrizione, direi, dei termini finali, di certi parametri, di come la si vede. Quindi secondo me abbiamo ragione tutti e due. Durante una un'eclissi solare totale, noi osserviamo, riusciamo a osservare la corona solare. Questo, diciamo, l'osservazione di questo fenomeno è possibile perché il campo gravitazionale della Luna riesce a curvare la luce della solare, oppure solo perché il disco solare è più grande della... No, quella è una questione proprio classica, non metterei in mente la relatività generale in questo. Quello che è vero è che nell'eclissi del 1919 venne misurato da Eddington volendo proprio provare la relatività generale. Appunto, ci fu un'eclissi totale, e si videro delle stelle che non si dovevano vedere perché erano dietro al Sole. La luce di quelle stelle lontane curvato intorno al Sole ed è arrivata lì. A quella, cioè questo fatto che diciamo la curvatura, la deflessione dei raggi luminosi, quello è un fenomeno dell'età generale. Ma quella della corona solare invece non è misurabile dalla realtà generale, infatti è troppo piccola. Volevo chiederle a proposito della morte. Quindi siamo noi che passiamo, trascorriamo e stabiliamo il tempo, piuttosto che il tempo che non esiste. Quindi non è il tempo che passa, siamo noi che passiamo. Sì, può essere vista così. In realtà, diciamo, come ho detto, dal punto di vista macroscopico, così come addirittura abbiamo ignorato per tanto tempo che la Terra fosse curva, perché in fondo, vivendo in un piccolo ambito, non faceva differenza. E diciamo, così possiamo continuare a ignorare che la struttura dello spazio-tempo nel suo intimo abbia queste caratteristiche, e noi da fuori, diciamo così, facendo una media di tutto quello che vediamo, continuare a usare la variabile tempo. E possiamo continuare a fare tutte le metafore che vogliamo, però dobbiamo sempre immaginarci che è impossibile descrivere il tempo e misurarlo senza lo spazio, senza avere un paragone con lo spazio. Questo ci deve far riflettere sull'intima natura di queste due cose, che sono diverse, ma solo apparentemente. O meglio, sono diverse perché effettivamente è difficile dire che lo spazio è il tempo, no?
per noi possono continuare ad essere separate e misurate diversamente come adesso, però dobbiamo capire che la natura intima del tempo è quella di essere collegato inestricabilmente con lo spazio, non può essere pensato senza. Il tempo ha sempre solo una dimensione. Sì, anche qui è lo stesso discorso, cioè per noi che guardiamo le cose all'ingrosso, grossolanamente, il tempo è come se fosse una linea retta e noi possiamo metterci degli istanti di tempo su quella. È una linea retta per modo di dire, però, perché se andiamo in un altro punto, a un campo di gravitazione diverso, potremmo considerare che potremmo apprezzare l'effetto diverso, quindi non è proprio una linea, è un qualcosa che comunque può avere degli andamenti, dei rallentamenti, diciamo così. Però la freccia c'è, ma la freccia c'è è dovuta appunto alla probabilità che avvengano i fenomeni. Ma se noi non fossimo così macroscopici, il tempo non esistesse, non esiste, giusto? Però non è che non esiste, diciamo, ragioneremmo in un modo diverso, ragioneremmo in termini di variabili che sono dipendenti l'una dall'altra, in cui il tempo di per sé non c'è più perché ci sono le variabili conseguenti a questa struttura microscopica. Siccome noi non la vediamo, questa struttura microscopica, la vediamo da molto al di fuori, allora possiamo continuare a usare la variabile tempo. Però non esiste neanche il passato e il futuro a quel punto. Perché soltanto quando io riesco a pensare quel concetto lo faccio nel presente, anche se mi riferisco al futuro o al passato. Sì, allora va considerato che in questa visione che ho detto, lo spazio e il tempo è qualcosa che viene generato dalle correlazioni fra queste varie variabili. Quindi quello che io da fuori vedo come istante successivo non è altro che un valore diverso di queste variabili considerate microscopicamente. Ma macroscopicamente noi possiamo continuare a usare il concetto di tempo, il passato, il presente e il futuro. È inevitabile, ci consideriamo, inevitabile. È utile soprattutto. Poi è abbastanza connaturato con noi, non siamo lunghi 10-35 centimetri, perché siamo lunghi metri. Come scienziati avete preso in considerazione la possibilità che possano esistere più tempi e più dimensioni? Sì, questa è un'altra tematica interessante, perché diciamo questo che ho detto adesso è il frutto di come è fatto il nostro universo. Allora, che il nostro universo possa non essere l'unico e che quindi si possa due problemi. Se non è l'unico, è possibile entrarci in comunicazione o non è possibile entrarci in comunicazione? Qui si entra in quella regione in cui tutti hanno ragione, perché diciamo così, teoricamente uno deve pensare che queste curvature spazio-temporali potrebbero assumere la forma di un imbuto, addirittura di un imbuto senza fondo, o meglio, di un imbuto che spunta da un'altra parte dello spazio-tempo, che vuol dire nel nostro universo in un altro tempo, in un altro punto, ma magari anche in un altro universo, perché non sappiamo se il nostro universo è una bolla che comunica con un'altra bolla. Questo veramente però finora non ci sono nessun esperimento, nessuna misura, e qui veramente si rischia di dire cose che seguono una propria visione del mondo. Però è possibile, sì. Dobbiamo essere aperti.